Buon pomeriggio, bentornati a Weekend Sabato. Oggi sarà un'edizione un po' particolare perché ci divideremo tra le notizie della giornata e lo sport, ma in apertura ci apriamo proprio con lo sport perché il fine settimana è caratterizzato dal campionato di volley Serie C femminile con un'importante sfida per la pallavolo cerignola che dovrà affrontare domani la Geomol Giovinazzo. Di questo noi ne parliamo subito perché abbiamo in collegamento il responsabile stampa, lo vedete, della pallavolo cerignola, Alfonso Di Vito. Ciao Alfonso. Ciao Mimmo, buongiorno, buon sabato e un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Allora, Alfonso, oggi è una giornata, è un weekend particolare perché le Panthere sono reduci dalla sconfitta subita praticamente qualche giorno fa, un 3-1 contro Molfetta davvero difficile da digerire. Sì, assolutamente, Mimmo, una sconfitta che magari non ci aspettavamo così in maniera molto marcata, però come ti dicevo anche in fase di anteprima della tua diretta, lo sport è questo, può capitare sia di vincere che di perdere. Questa volta è toccato a noi, certo è che da questa sconfitta adesso si debbano aprire delle riflessioni importanti e cercare già una reazione da domani contro Jo Mall per poi sperare di vincerne il più possibile, perché appunto adesso non dipende nemmeno più da noi, ma anche dalle altre squadre che ci sono davanti. Quel che è certo, Alfonso, è che in questo momento veramente c'è anche da fare una riflessione, ma soprattutto anche a livello tecnico e di gioco, perché quello che abbiamo visto contro il Molfetta, a parte il secondo set, dal terzo in poi è stato un calo psicologico preoccupante. Certo, è normale che adesso siamo tutti in discussione, perché quando i risultati non arrivano, io sono del parere che c'è sempre una responsabilità di tutte le parti e non un 10% di Tizio, 80 e 90 di Caio, insomma. Quindi, caro Mimmo, bisogna un po' riprendersi e ritornare su certi livelli già da domani, però quella di domani non deve essere, diciamo, solo un punto d'arrivo, insomma, si deve partire da domani per costruire in queste ultime gare che rimangono qualcosa di importante, sempre però rimarcando che al momento non dipende più dalle fucsie. Domani è un turno che già si preannuncia abbastanza caldo perché non è soltanto la sfida contro la Geomol Giovinazzo che voi sosterrete, ma abbiamo già notizia del rinvio già di una partita, è vero? Sì, si doveva giocare Sportivi a Foggia, ma la squadra ospite del Foggia Volley ha rinunciato, quindi addirittura si va verso il 3-0 a tavolino per Sportivi. Sappiamo dei problemi che hanno avuto purtroppo legati al Covid sia il Foggia Volley che il Corato. Adesso anche noi ci siamo dentro perché abbiamo da recuperare le partite con queste due compagini, quindi attendiamo notizie in merito, però. Noi domani ci attende, pensiamo a noi perché ci attende una partita da vincere, senza dubbio, contro una squadra in salute che, nonostante la sconfitta al tie-break contro Potenza, viene da una sconfitta, diciamo, a testa alta contro la capolista. Quindi è una squadra da tenere severamente d'occhio. Ok, allora Alfonso, prima di lasciarti, vorremmo anche ricordare con te anche le sfide che saranno recuperate, perché al momento quelle che abbiamo noi e che sono già ufficiali da recuperare sono quella con il Volley Corato il 16 maggio e quella dovrebbe essere anche questa confermata con il Foggia Volley. Però l'incertezza rimane sulla sfida contro la Star Volley Bisceglie che, almeno da notizie provenienti dalla BIBAV, ha per ora una data provvisoria che dovrebbe essere il 22. Sì, Mimmo, io insomma, ti aggiorno dicendo che il 15 maggio avremo la sfida contro Sportivia al Paladino, quindi ci sarà la gara contro Sportivia. Per quanto riguarda i recuperi con Foggia e Corato, ahimè sono molto pessimista perché queste squadre hanno avuto gravi problemi
con il Covid, stanno faticando a riprendere, quindi non so cosa ci aspetterà il futuro. La partita contro Star Volley al momento è fissata per il 22 maggio, però come ben sai stiamo vivendo la giornata, quindi può essere anche che il giorno prima ci sia un altro inghippo legato al Covid e dobbiamo rinviare, quindi dobbiamo vivere la giornata. Per il momento è il 22 maggio, poi chi vivrà vedrà. Va bene, allora staremo a vedere. Ricordiamo che la partita delle Pantere domani si giocherà alle 19, con gli arbitri che sono esattamente Francia e Magnone. Alfonso, grazie di cuore per essere stato con noi. Ti auguriamo naturalmente buon lavoro e buona fortuna per la partita di domani. Grazie a te, Mimmo, e buon weekend e buon lavoro. Grazie a te, buona giornata e buon lavoro. Grazie ad Alfonso Di Vito. Noi andiamo avanti con le altre notizie di questa edizione di Weekend Sabato. Occupiamoci dell'emergenza sanitaria in Puglia. Finalmente scendono i casi. Questa già di per sé è una buona notizia, unita anche al fatto che dalla prossima settimana proprio la nostra regione torna in zona gialla. Scendono nuovamente i casi dell'emergenza coronavirus in Puglia. Nel bollettino regionale del venerdì sono 870 quelli accertati, 221 nel Barese, 163 nel Foggiano, 172 nel Salento, 117 nel Tarantino, 100 nella Vata e 95 nel Brindisino, per un totale di casi a livello regionale di 241.062. Intanto la Puglia insieme a Basilicata, Calabria e Puglia si aggiungono alle altre regioni d'Italia che tornano in zone gialle, mentre in arancione rimarranno solo Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta. Intanto nel consueto punto settimanale fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, il presidente Brusapero dice che la curva in Italia è in decrescita, sempre lenta, ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome si è registrato tutto ciò. Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità, ma la curva è ancora in fase iniziale e c'è una tendenza al miglioramento. E occupiamoci adesso, andiamo all'estero, della vicenda legata a Diego Armando Maradona. Finalmente ci sono delle novità importanti che sono arrivate in merito alla inchiesta giudiziaria dal nostro corrispondente in Argentina. I pubblici ministeri che indagano sulla morte di Diego Armando Maradona hanno avviato un procedimento penale contro Aníbal Areco, l'esperto della psichiatra Agustina Casachoff, accusato di essere responsabile per la fuga delle conclusioni preliminari della commissione medica venerdì scorso. Diego Maradona, al momento della sua morte, come rivelato da esperti tossicologi, ha consumato un cocktail di psicofarmaci di alto livello per curare il suo alcolismo, una serie di antidepressivi e antipsicotici o naltrexone utilizzate nel trattamento della sindrome da astinenza, tutti prescritti dalla psichiatra Agustina Casachoff. E il suo ambiente. Maradona era sempre bevendo alcol. La commissione medica tra esperti ufficiali e soggetti più specializzati nominati dalla difesa ha assicurato che in effetti i rimedi erano corretti, ma le loro combinazioni potrebbero portare effetti avversi direttamente collegato al cuore di Diego Armando Maradona. Hanno scoperto che quelle combinazioni tra pillole e alcol avrebbero potuto seriamente danneggiare Maradona e persino costargli la vita. Per Newsweb 24, Pasquale Paoli. Ed eccoci alla pagina della cultura con una settimana che è stata molto importante, con davvero argomenti forti che hanno suscitato polemiche e non solo. Di tutto questo, da oggi ne parliamo con la nostra esperta di cultura in collegamento con noi, Aurora Sansotari. Aurora. Salve direttore Siena, settimana nera per Amedeo e Pio, questo duo comico che francamente non conoscevo.
Durante il loro show Felicissima Sera avrebbero infatti rivendicato la possibilità di utilizzare i termini frocio e finocchio per identificare sostanzialmente persone che amano persone dello stesso sesso. Si tratta in realtà di una polemica poco originale. Perché un certo Nino Spirlì in Forza Leghista, già nell'ottobre quindi del 2020, tra l'altro attualmente facente funzioni di presidente della regione Calabria, a suo tempo disse: "Dirò negro e frocio finché campo, perché è così che consente di fare la lingua italiana", no? Infatti c'è questa vecchia proprio diatriba sulla possibilità di utilizzare questi termini per identificare talune persone. Quando succedono queste cose si chiama in causa solitamente Jackie Paone, no? Per le sue espresse, diciamo così, preferenze sessuali, come se quest'uomo dovesse proprio portare sulle spalle non so qualsivoglia peccato, veramente. Jackie Paone è intervenuto in un programma radiofonico di Radio 24, La Zanzara, sparando proprio a zero sul duo comico. Per quanto mi riguarda, in questi giorni ho letto un bel libro su un amore tra due uomini, edito da Bompiani, ve lo mostro. Il titolo è Cronaca di un disamore, l'autore è Ivan Crotoneo, ma che si fa proprio in questo libro? In questo libro, in 142 pagine, paradossalmente si narra la storia di un amore che abbiamo vissuto tutti, paradossalmente tutti. C'è Luca che ama di più, Maurizio che ama di meno, forse un amore non corrisposto, ma che comunque vale la pena vivere. Invece, per chi ami proprio meno la lettura, consiglio la visione di un cult proprio a livello cinematografico, a livello internazionale, che qualcosa è cambiato con protagonisti Jack Nicholson ed Helen Hunt. La pellicola è del 1997. Jack Nicholson interpreta quest'uomo che praticamente è nevrotico, omofobo, un filo razzista, tra l'altro in preda ad un disturbo ossessivo compulsivo che però ritrova se stesso proprio facendo che cosa? Riscoprendo l'amore, perché è l'amore che fa la differenza. Quindi a questo punto che facciamo? Passiamo veramente un weekend in serenità e da qui è tutto, direttore Siena, veramente un piacere. Alla prossima, salve! Grazie a te, Aurora Sansotari, per essere stata con noi in collegamento. Dunque, ricordiamo che la pagina culturale ci sarà ogni sabato all'interno del nostro telegiornale, che si chiude qui. Vi ringraziamo di averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, domani con l'edizione della domenica alle 8:30, come sempre, e poi alle 13 con Sport Report. Grazie a tutti per averci seguito e buon fine settimana.